amici. Lui è Daisy e io sono Bo, il mago. Siete pronti a partire? Morbi Batuffolo. Ciao amici, che bello che siete qui. Guardate un po'. Il mio maglione multicolore preferito super comodo purtroppo non mi entra più. Me lo aveva regalato il mago. Vorrei chiedergli di farmene un altro, ma ho bisogno del vostro aiuto per farlo apparire. Volete aiutarmi? Vi va! Grazie mille, amici miei! Vi avverto, dobbiamo impegnarci molto per riuscirci. Questo significa entrare nella nostra bozzona. La bozzona! Coraggio, amici miei! Liberate lo spazio davanti a voi in modo da potervi muovere. Spostate quei giocattoli e tutto il resto, così entreremo in azione presto presto! Ecco! Adesso siamo pronti a far apparire il mago. Mettetevi al centro della vostra bozzona. Puntate il dito in aria. Così. Adesso ruotatelo per benino. Continuate a ruotarlo. Veloce, veloce, più veloce! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date. E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Funziona! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Ora con l'altra mano! Ruotate, ruotate, ruotate! Il mago sta per arrivare! Massima potenza! Il mago! Sì! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo riusciti a farlo apparire! Salve, Daisy e Bo! Per tutti i bottoni! Quello è il maglione che ti ho fatto io? Sì, credo di essere cresciuta! Così mi stavo chiedendo se per favore, doppio favore, triplo favore, potessi farmene un altro! Mi piacerebbe tanto, Bo! Sì! Sì! Ma non posso! No! Vedi, quel maglione è stato realizzato con la favolosa lana del Morbi Batuffolo. Il Morbi Batuffolo? Io non ne ho mai sentito parlare. E c'è una ragione. Il Morbi Batuffolo è molto timoroso, si nasconde di continuo e gioca solo al mattino. Che tipetto pauroso! Lana come quella del Morbi Batuffolo non esiste, perciò spero tanto di non vederti triste. C'è soltanto una cosa da fare. Trovare il Morbi Batuffolo e prendere della lana. Per trovare il Morbi Batuffolo dovete entrare nella camera delle porte. La camera delle porte. Aprire 3 porte, non una di più. Dietro la porta numero 3 troverete ciò che cercate. Ecco, guardate. Il Morbi Batuffolo. Trovate quelle 3 porte e troverete il Morbi Batuffolo. Grazie mille, mago. È stato un piacere. Ora sarà meglio che voi e i vostri amici entriate in azione. Quindi bisogna trovare 3 porte.
Per far apparire la prima porta, dobbiamo correre sul posto. Siete nella vostra bozzona? Bene! Allora conto fino a tre, poi correte con me. Uno, due, tre, via! La camera delle porte! Coraggio, amici miei! Muovetevi veloce oppure lenti! Ma aiutatemi! Forza, forza, forza! Potete marciare o camminare, ma non vi potete fermare! Oh oh! Sto esaurendo la mia energia! Correte con me, amici! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate! Correte tutti quanti! Dobbiamo arrivare a quella porta! Massima Bo-potenza! Forza, amici, correte! La porta! Ce l'abbiamo fatta, amici miei! Siamo arrivati alla nostra prima porta! Un gattino! Pensate che ci siano dei gattini dentro? Io adoro i gattini! Sono morbidi, soffici e fanno le fusa quando li gratto dietro le orecchie! Come i draghi! È chiusa! Occorre la chiave! Una chiave volante! Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Super fantastico! Allungatevi più che potete, come un'asta! Mettetevi sulle punte dei piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, sulle braccia tendiamo! E saltiamo! Chiave presa! Ottimo lavoro, amici miei! Oltrepassiamo la porta del morbido gattino! Andiamo! Vedo molti cuscini strani, ma nessun gattino! Per caso vedete la prossima porta? Eccola lì! Credo proprio che sarà super facile! Che soffice! Avete sentito? Sembrano fusa! Daisy, questo non è il momento di fare un sonnellino! Dobbiamo entrare in azione! Quello non è un cuscino! È un gatto! Un gatto davvero enorme! Mi correggo! Sono moltissimi gatti davvero enormi! Le code di questi gatti ci stanno bloccando la strada! Benvenuti nel vicolo dei gatti! Le code dei gatti la strada non fanno proseguire! La porta è proprio lì davanti, quindi dovete agire! Per raggiungere la meta e il percorso dovete seguire, ma fate attenzione! Dei gatti le code non dovete colpire! Caspiterina, ci sono un sacco di code! Come faremo a superarle tutte? Per attraversare il vicolo dei gatti dovete imitare un animale! Imitare un animale! Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi quale animale dovremmo imitare per non pestare le code dei gatti? Un piccolo insetto che cammina? Un canguro che salta? O un pesce che nuota? Un
canguro che salta? Ottima scelta! Per non pestare le code dei gatti dobbiamo saltare, saltare, saltare come un canguro! Guardate me! Sembri proprio un canguro, Daisy! Diventiamo tutti dei canguri! Siete nella vostra bozzana? Bene! Allora conto fino a tre! Poi fate come me! Uno, due, tre... Via! Saltate, saltate, saltate! E i vostri piedini alzate, alzate, alzate! Oltre le code saltiamo! E fino al morbi batuffolino arriviamo! Attento, Daisy! Coraggio, cangurini! Continuate a saltare! Mi serve altra energia! Saltate con me, amici miei! Quando insieme a me vi muovete, energia mi date! E il mio fantastico abbracciale della potenza brillare fate! Altre 5, 4, 3 code, su! Saltate tutti per raggiungere la porta laggiù! Sì! Mi state davvero aiutando! La vostra energia sto sentendo! Massima bo-potenza! Saltate, amici miei! Ci siamo quasi! Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo attraversato il vicolo dei gatti! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo! Ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Forza, amici, ballate! Davvero un bel ballo, amici! La seconda porta! Un barboncino! Un soffice barboncino! È chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante! Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci! Alti come un albero! In punta di piedi! Allungatevi! Se ci allungheremo, la chiave prenderemo! Più in alto che possiamo, su le braccia tendiamo! E saltiamo! Sì! Presa! Grazie mille, amici! Oltrepassiamo la porta del soffice barboncino! Andiamo! È davvero buio qui dentro! Non vedo niente! A me sembra tanto l'arena di un circo! Per caso vedete l'ultima porta? Oh! Eccola lì! Amici miei, credo proprio che questo sia un circo! E noi siamo esattamente nel circo! Barboncini non ci lasciano passare. Benvenuti alla piramide di soffici barboncini. Per superarla, unirvi allo spettacolo dovete. Perciò arrivate in cima alla piramide prima che potete. Come facciamo ad arrivare lassù? È così alto. Per poter arrivare in cima alla piramide, dovete imitare un animale. Imitare un animale. Amici miei, potete aiutarci a scegliere un animale? Secondo voi, quale animale dovremmo imitare per salire in cima alla piramide dei soffici barboncini? Un verme che striscia? Un piccolo insetto che cammina? O una scimmia che si arrampica? Una scimmia che si arrampica? Ottima scelta! Giusto?
scalare la piramide di soffici barboncini, dobbiamo arrampicarci, arrampicarci, arrampicarci come scimmiette. Daisy si comporta già come una scimmia. Facciamo le scimmiette anche noi. Siete nella vostra bozzona? Bene! Ora conto fino a tre, poi arrampicatevi con me. Uno, due, tre, via! Usare le mani dovete se salire volete. Salite sempre più in alto come fanno le scimmie. Oh, attento alla coda, Daisy! Scusa. Continuate ad arrampicarvi, amici. Ho poca energia. Arrampicatevi con me, amici. Quando insieme a me vi muovete, energia mi date e il mio fantastico bracciale della potenza brillare fate. Su, 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 non vi fermate. Ancora pochi passi che sulla cima arrivate. Sì, mi state davvero aiutando. La vostra energia sto sentendo. Massima bo potenza! Continuate a salire! Abbiamo raggiunto la cima! Ce l'abbiamo fatta, amici! Abbiamo superato la piramide di soffici barboncini! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo, ballate con noi! Vediamo che ballo sapete fare, poi! Scatenatevi, amici! Che ballo sfrenato, amici miei! Quel piccolo soffice barboncino si è affezionato a te. Sarà meglio portarlo con noi. Non si sa mai, potrebbe tornarci utile più tardi, sai? Già. La terza porta. Il morbi batuffolo. Oh, non è chiusa. Coraggio, amici. Andiamo a prendere la lana del morbi batuffolo. Oh, già mi sento addosso il mio nuovo maglione. Wow, guardate quanta morbida lana. È così soffice e setosa. Attaccata al morbi batuffolo. Per Dindirindina è davvero molto timido e quando si nasconde tutta la sua lana scompare. Come facciamo a farlo uscire? Draghetto Daisy, non è ora di giocare con il barboncino. Aspetta un momento. Il barboncino! Che idea brillante, Daisy! Mi scusi, signor Morbi Batuffolo. Sappiamo che è molto timido, ma vorremmo presentarla a un nostro amico. È carino e sa fare molte cose. Lo piaccia avere un amico. La lana! La splendida sì. Lana del morbi batuffolo! Grazie, signor morbi batuffolo!
stato molto gentile il Morbi Batuffolo a lasciarci prendere la sua lana. Il mago mi ha fatto un maglione nuovo e uno anche per Daisy. Sì, sei molto bello, draghetto. Ci siamo dati davvero molto da fare oggi, amici. Abbiamo portato un amico al Morbi Batuffolo e abbiamo raccolto la lana per questi maglioni super extra morbidi. Grazie a voi! Siete ancora nella vostra bozona? Allora facciamo un altro ballo di Bo, il ballo di Bo più sfrenato di tutti! Ci siamo riusciti anche grazie a voi! È ora del ballo di Bo, ballate con noi! Forza, vediamo che ballo sapete fare poi! Coraggio, amici miei! E ricordate, continuate a muovervi e sempre...